Pronti? Via! Eccoci qui di nuovo con un altro dei nostri multiple flight mode. Questa volta andiamo a dare un'occhiata all'interno del nostro menu. La prima pagina l'abbiamo vista già tutta, andiamo nella seconda pagina e diamo un'occhiata a quello che è il point of interest. Il point of interest non ha menu separati o menu multipli, ha un semplice menu che parla da solo. Bisogna decidere un'altitudine minima che deve essere legata almeno a 10 metri, infatti diventa blu, vedete la scritta. Bisogna decidere un punto sul quale iniziare a ruotare. In questo caso, per un discorso di comodità, andiamo a ruotare attorno al nostro piedi. Eccolo qua, il nostro treppiedi. Una volta che abbiamo battezzato il punto dove vogliamo andare a ruotare attorno, gli diamo apply e decideremo il raggio di azione attraverso il quale poi lui andrà a ruotare. Quindi ci spostiamo di almeno 5 metri, vedete che è diventato blu anche il raggio. Ci chiede eventualmente per il return to home quale sia la migliore delle situazioni e andremo a dargli il nostro start. Qui abbiamo la possibilità di vedere quali sono i controlli su cui possiamo agire una volta che abbiamo attivato questa opzione Point of Interest. Le impostazioni ci permetteranno di utilizzare praticamente tutti gli stick, quindi di alzarci, di abbassarci, di spostarci a destra piuttosto che a sinistra, di aumentare e di diminuire il raggio, ma andiamo a vedere direttamente dandogli l'ok che cosa andrà a fare. Eccolo. Qui la nostra opzione ci dice 1 metro al secondo, rotazione in questo caso antioraria e il tempo che ci mette per fare una rotazione completa è di 43 secondi, quindi ci avverte addirittura del tempo che ci andremo a mettere. In questo caso possiamo aumentare o diminuire la velocità di rotazione, possiamo andare anche a velocità più sostenute solo ed esclusivamente pigiando il nostro pulsantino, spostando il nostro dito sul monitor. Siamo arrivati a 3 metri al secondo e possiamo eventualmente rallentarlo nuovamente o farlo girare nella direzione opposta. Veramente intuitivo anche questo multiple flight mode, e diamo un'occhiata a cosa si può fare mentre lo facciamo ruotare. Vado a nasconderlo di modo che si veda direttamente il monitor. Possiamo alzare ed abbassare la telecamera senza nessun tipo di problema, quindi utilizzare il tilt. Possiamo velocizzare la rotazione o rallentarla. Addirittura vedete fermare quasi il mezzo. Possiamo abbassarci per un massimo di un'altezza di 10 metri e possiamo andare ad alzarci o addirittura allontanarci e allargare il nostro raggio di azione. Quindi andremo ad allontanarci e ad alzarci in questo caso. Per rientrare all'interno del nostro menu andiamo ad abbassarci e ad avvicinarci al nostro cerchio, al nostro punto di interesse centrale. Ok, per andare a fermare tutto quanto andremo a pigiare il nostro pulsante Point of Interest, ci sposteremo sul nostro Point of Interest e gli daremo Exit This Mode e confermeremo l'uscita dalla modalità. L'uscita dalla modalità andrà a fermare in overing il mezzo. Tutto chiaro? Spero di sì. Se avete domande, dubbi, perplessità, incertezze, scrivetemi nei commenti qui sotto e vedrò di rispondervi. Un saluto a tutti. Ciao!